Siamo qui al convegno conclusivo del Festival delle Conoscenze Idee per una città intelligente in compagnia di Sandro Baraggioli, presidente di Conservizi Piemonte, al quale chiediamo che cosa significa città intelligente. Domanda non semplice, sicuramente è complicato, come dire, rispondere in due parole. Ma città intelligente è una città fondamentalmente che non spreca, che sa ottimizzare le risorse. È una città in cui il trasporto pubblico diventa un elemento centrale per l'utilizzo e lo spostamento delle persone. È una città in cui la gestione dei rifiuti viene fatta in maniera accorta e puntuale per evitare appunto di disperdere le risorse e quindi di mantenere un'economia circolare efficiente. È una città in cui tutte le informazioni che noi lasciamo e tracciamo sui nostri usi e comportamenti vengono utilizzati per ottimizzare i servizi che noi facciamo, questo per una maggiore e migliore sostenibilità del sistema. Quale sarà allora la sua idea personale, il suo contributo personale che porterà oggi al festival e al convegno? Oggi io parlo di acqua, parlo di quello che è necessario fare per riformare e migliorare il servizio idrico integrato, il che significa che non bisogna rovinare quello che c'è un sistema attualmente presente, anzi concentrarsi soprattutto su quella che è l'emergenza che in particolare quest'anno noi vediamo, che è il tema della siccità, è il tema degli usi plurimi dell'acqua e di quella dell'ottimizzazione di una risorsa che sta piano piano, come dire, riducendosi, non tanto in Piemonte, ma soprattutto nel resto d'Italia. Ringraziamo allora Sandro Baraggioli per il contributo che ha dato a questo festival. Grazie. L'acqua e i servizi idrici. Quindi invito qui Sandro Baraggioli, che è presidente di Conservizi Piemonte. Molte grazie. Il comando Buongiorno a tutti quanti, grazie per l'invito, grazie ad ACOS, grazie al Comune di Novi e al Sindaco. Allora, il tema che hanno segnato appunto è quello di ragionare su quelle che sono le prospettive di sviluppo del servizio idrico. Una brevissima introduzione naturalmente sulla, vediamo così, esatto, sull'associazione. Conservizi Piemonte Valle d'Aosta raduna 84 imprese, noi ci occupiamo del settore sulla parte energia e gas, sulla parte del trasporto idrico locale, il ciclo ambientale e il servizio idrico integrato, che è un po' il tema appunto di cui affrontiamo oggi. 3,7 miliardi all'ora della produzione dei nostri associati, 14.000 lavoratori occupati in Piemonte e Valle d'Aosta. Il gruppo ACOS naturalmente è uno dei nostri soci appunto importanti. Allora, nel ragionare e nel preparare la presentazione di oggi sul servizio integrato e le sue prospettive, potevo limitarmi a fare un'unica slide molto semplice, un intervento molto rapido, un grande punto interrogativo, perché se ragioniamo di prospettiva, in realtà ci troviamo di fronte a una cesura molto importante rispetto a un percorso invece ampio di trasformazioni che ha coinvolto il servizio integrato e che oggi è messo in forte, come dire, dubbio da un'evoluzione normativa di cui appunto vi spiegherò. Un'evoluzione normativa che non tiene conto appunto dell'ampiezza del tema e della complessità. Noi guardiamo che sulla parte degli usi civili è solamente il 20% dell'acqua che noi utilizziamo, la parte rilevante. Però, come una battuta che ho sentito l'altro giorno ad un convegno che riprende, come dire, un famoso passaggio di un pugno di dollari di Clint Eastwood, quando uomo con un ragionamento incontra un uomo con uno slogan, l'uomo con il ragionamento è un uomo morto. Per cui, in sintesi estrema, nel momento in cui passa il tema serve l'acqua pubblica e questo viene portato, come dire, alle estreme conseguenze, nel senso che non è l'acqua pubblica, è comunque l'acqua pubblica, questa è la complessità del servizio che è integrato, come vedete. Qua, l'acqua pubblica è gestita già da imprese a controllo pubblico per il 97% delle realtà che ci sono appunto a livello nazionale, ma quando il tema centrale è quello di andare a intervenire non già sulla proprietà, quanto sull'industria del servizio, quando andare a intervenire su quelle che sono delle realtà industriali, di cui torno un attimo prima alla slide, che ci hanno permesso un salto, uno sviluppo tecnologico degli investimenti e il consolidamento di realtà industriali, ACOS, quindi con gestione acqua, come gli altri grandi player che noi abbiamo a livello nazionale, non soltanto a livello piemontese e Valle d'Aosta, significa aprire, come dire, una fase di blocco
di un processo di sviluppo che in questi anni ha dato grandi soddisfazioni e ha permesso il miglioramento significativo delle infrastrutture del settore idrico in Italia. Guardate cosa è successo dopo il referendum del 2011. In sostanza, prima, in una fase di lotta, un'altra volta tra slogan a livello normativo, pubblico-privato, lì giocato però grazie a Dio ancora sul tema industriale, l'evoluzione degli investimenti era intorno al 500 milioni all'anno, 99-2009, una fase in cui continuava l'evoluzione normativa a mettere in difficoltà il tema degli investimenti. Dopo il referendum e dopo fondamentalmente l'istituzione dell'autority, che a tempo era l'AEG diventata AEXI, oggi ARERA, che è poi l'autority terza che si occupa di gestire e di regolare, come dire, il territorio, guarda l'evoluzione degli investimenti, tutti a beneficio del rinnovamento e dello sviluppo di quello che è il sistema. Quindi realtà industriali, una regolazione, hanno permesso, come dire, lo sviluppo degli investimenti, l'intervento su una rete che è ancora particolarmente deficitaria, specie in molte parti d'Italia. C'è ancora tantissimo da fare, le perdite di rete stanno al 38% e ancora qui a nord-ovest siamo in una situazione particolarmente vantaggiosa e positiva. Le nostre infrastrutture, intorno al 50%, hanno più di 30 anni di necessità di intervenire in maniera pesante. Allora capite che attrarre capitali e poter intervenire può essere fatto solo unicamente con un quadro di regolazione molto stabile e solamente con soggetti industriali strutturati che sono in grado di sostenere degli investimenti che hanno dei ritorni molto lunghi, perché le infrastrutture idriche sono, come dire, anzi il servizio idrico è particolarmente capital intensive, quindi è necessario avere le spalle larghe per poter sostenere questo genere di investimenti. Oggi in Italia abbiamo un quadro che è meno frammentato di un tempo, ma ancora ampiamente frammentato. Un sacco di soggetti piuttosto piccoli che non sono in grado di sostenere gli investimenti che servono. Quindi siamo nella necessità di lavorare attraverso alleanze, attraverso fusioni, attraverso forme di aggregazioni per soggetti che siano sostanzialmente più forti, senza mettere in discussione quella che è la natura pubblica del bene e potendo lavorare su modelli alternativi che sono l'impresa e l'affidamento diretto in house, l'impresa mista, l'impresa privata, sono diversi tipi di modelli. E come detto, la parte privata è del tutto marginale sul quadro italiano. Una brevissima fotografia sul nord-ovest. Siamo l'eccellenza a livello nazionale. C'è una comparazione anche che abbiamo portato avanti l'anno scorso sulle principali regioni maggiormente sviluppate in Europa. Il servizio idrico e le aziende in basso sono quelle che hanno un potenziale, una solidità data a livello patrimoniale, eccetera, che ci permette di guardare con favore allo sviluppo futuro del servizio idrico. In alto, quel 24% che vedete, è la media delle perdite di rete. In Italia avete visto che naturalmente è molto più alta, al sud la situazione è assolutamente drammatica. Quindi qui esiste un sistema industriale in grado di sostenere lo sviluppo di un servizio così. $1.4 miliardi di fatturato se io guardo a nord-ovest e delle realtà industriali significative, tra l'altro premiati pochi giorni fa anche da Mattarella, per esempio il gruppo Smati, il gruppo CAP, sono tra i principali campioni di livello nazionale sul servizio idrico e sono riusciti, come dire, a promuovere insieme agli altri una serie di investimenti significativi con ricadute importanti sul territorio. 264 milioni di investimenti, questo è l'ultimo anno da nord-ovest, che producono un volano di sviluppo che supera i 500 milioni di euro. Come vi dicevo, i pilastri di riferimento per quanto riguarda lo sviluppo di questo settore sono necessariamente, così come declinati dall'Associazione, dalla Federazione Nazionale d'Italia, gli enti. Questi enti locali a cui deve essere garantita la libertà di scelta come ad oggi sul modello di affidamento. Queste concessioni che oggi rischiano di essere messe in discussione dall'intervento di un disegno di legge che adesso o meno, una proposta di legge che oggi è in Parlamento. Le gestioni che devono avere una caratteristica industriale e non tornare al mondo delle gestioni degli affidamenti, come dire, in aziende speciali, che già oggi non hanno i livelli di investimento e di solidità che sono necessari. Il governo, e quindi mantenere la forma e la struttura di un'autorità necessariamente centrale che la
attualmente gestisce il servizio di idrico integrato, è una forma di finanza che vuole sostenere questi investimenti. Ci troviamo di fronte invece a un possibile cambio di questo paradigma, da qui il ragionamento che vi facevo sul punto interrogativo, sulle prospettive di sviluppo. Mi spiace, come dire, non fare un ragionamento al pari di chi mi ha anticipato su quelle che sono le prospettive, ma abbiamo, come dire, un'emergenza attualmente presente. Fondamentalmente questa proposta di legge cerca di scardinare punto per punto i pilastri che avevamo messo prima in fila. L'autority centrale rischia di essere messa in discussione. A questo punto serve un nuovo cambiamento a livello di governance generale, multilivello del servizio. Significa che approderemo in una terra che ancora non conosciamo, le deleghe in direzione al Ministero dell'Ambiente, e anni di tempo prima di riuscire a dare di nuovo una situazione, come dire, tranquillità, che serve anche per gli investitori per capire esattamente come viene gestito e come si sostiene questo servizio. Secondariamente, gli ambiti territoriali vengono modificati anche questi, vengono riperimetrati, vengono ridefinite le competenze, e a loro volta questo necessariamente, come abbiamo visto tra il 99 e il 2009, anzi dalla legge Gaia del 94, questa incertezza normativa è di nuovo un elemento che ci porta a ridurre, come dire, la certezza e le garanzie per quanto riguarda il tema degli investimenti. Da ultimo, il problema vero è quello dell'intervento che sul sistema industriale. Pensiamo che delle imprese che hanno la necessità di intervenire, di indebitarsi in maniera significativa, perché i piani d'ambito sono disegnati appunto per lo sviluppo di queste infrastrutture, laddove noi dovessimo spostarci da un sistema industriale di aziende, SPA, SRL, tornare a un sistema consortile in cui la responsabilità diretta e la capacità di approvvigionamento finanziario è determinata dalla salute dei conti pubblici degli enti controllati, ci troviamo in situazioni paradossali. Vi faccio un esempio molto, molto rapido. Un comune, tra quelli che gestisce la mia azienda nel Vercellese, ha, come dire, esaurito le fonti di finanziamento, la possibilità di ottenere mutui, perché ha dovuto intervenire direttamente per quanto riguarda l'adeguamento dei depuratori. Ora, che il comune abbia questo genere di difficoltà e si porti indietro l'orologio appena del 1994 con una responsabilità diretta, che non ci sia un sistema industriale importante per gestire, è un problema. Allo stesso modo anche la possibilità che i piccoli comuni possano staccarsi dalle gestioni integrate che nel frattempo si sono, come si è visto, costituite, è un ulteriore problema, perché solamente la dimensione industriale garantisce la mole di investimenti, appunto, che diciamo prima. Questo è naturalmente il rischio anche sulle casse pubbliche. Noi parliamo del costo potenziale di 15 miliardi di euro, perché il governo deve intervenire direttamente andando a liquidare le posizioni di una serie di investitori, e molte altre aziende che invece si sono avventurate, perché naturalmente c'è un quadro normativo stabile, nell'aprire delle fonti di finanziamento, dei progetti molto importanti, necessariamente cambiano le proprie condizioni, perché loro non possono gestire più come prima il servizio, e chi ha erogato questa finanza gli chiede contemporaneamente di rientrare naturalmente nei soldi che sono presi. Voi capite che questo non può che generare una situazione particolarmente drammatica della situazione. Allora, per chiudere molto brevemente, di cosa ha bisogno in realtà il servizio idrico per lo sviluppo? È la posizione che porta avanti Utilitalia. Noi abbiamo bisogno di una strategia idrica nazionale, una strategia che va, una strategia che intervenga necessariamente su tutte quelle che sono le dimensioni della risorsa acqua, che affronti soprattutto in maniera seria un problema che quest'anno arriverà in modo particolarmente violento, che è il tema della siccità, intervenendo sul lato infrastrutturale, sulla difesa dell'utilizzo dell'acqua a livello idropotabile, sulla costruzione di invasi, sull'intervento sui principali consumatori del servizio dell'acqua, che sono la parte dell'agricoltura, e soprattutto per un sostegno, uno sviluppo affinché gli investimenti che attualmente sono cresciuti, non avete appunto visto, crescano ulteriormente, perché ci servono infrastrutture più efficienti, gestioni industriali ancora più solide, altrimenti noi rischiamo di condannare la prossima generazione, che già in parte questa attualmente, ad avere infrastrutture vecchie e inefficienti, e quindi a bloccare quello che è lo sviluppo industriale di un settore cruciale per il sistema nazionale.
Vi ringrazio. Grazie.